Oh, eccoci qui, buonasera a tutti belli, buonasera a tutti, benvenuti in taverna, benvenuti live. Oggi si inizia Dead Space Remake e niente, vedo subito un Kyle, come stai? Bello, benvenuto, vedo i miei silenziosi Panzi, Gretima e Axel, come state belli? Sera belli? Pronti a perdere il capo? Sì, stasera probabilmente muoio davvero ragazzi, ma non di infarto, ma di caldo. Infatti datemi un attimo. Che devo mettere tipo un cazzo di asciugamano qua sopra perché stasera, raga, fa veramente un caldo. Cioè, allora, qua fa sempre caldo, per carità del cielo, qua fa sempre caldo, ma oggi è qualcosa di veramente ignobile. Oggi è qualcosa di veramente tanto ignobile. E la cosa, tra l'altro, dato sto braccio, Madonna, no, vedete, perché sbaglio a metterlo, Boni, così. Così che non do una botta con la spalla. Buonasera Fiorella, come stai? Bella, benvenuta. Perché oggi mi preoccupo anche per il gioco, per il caldo. Perché io, da quel che ho visto e da quel che ho sentito e letto, Dead Space Remake scalda il PC ed è ottimizzato un po' col culo. Quindi io ve lo dico. Partiremo standard. Se vedo che qua sotto veramente, ragazzi, diventa la foresta pluviale, diventa un caldo veramente topicale, magari lo abbasso un po'. Perché purtroppo, se non muoio. Cioè, letteralmente, se vedi fumare il PC, sì, lo abbassiamo. Perché oggi fa veramente cazzo caldo. È afoso, sono tutto appiccicoso. Mi sono fatto anche una cazzo di doccia prima di venire in live. Non è servita a niente. È proprio caldo, caldo, caldo. La mia stanza è particolare. Poi sto sempre col PC acceso. Avete capito anche voi. Quindi, soprattutto d'estate, perdonatemi quando mi vedete molto sciolto, ma voi dovete capire che io passo la stragrande maggioranza del mio tempo qui dentro, con sempre il computer che butta caldo, con il sole alla finestra, sempre circondato. Quindi, cioè, io è una roba che veramente l'estate, se si potesse eliminare dalla faccia della terra, per me sarebbe fantastico. Ma tra l'altro vibra questa luce. No, sono i miei occhi che si stanno per spegnermi. Buonasera Star, come stai? Bello. Diventa come il Monte Fado del Signore degli Anelli. No, tu ci scherzi, Fiorella, ma ogni tanto vedo passare qua dietro due hobbit che portano un cazzo di anello chissà dove, pensando che probabilmente sto Monte Fado sia il mio PC. Quindi serve un condizionatore così ti sposti al polo sud. Ma il fatto lo sai qual è, Kyle? È che io ci avevo già pensato purtroppo alla cosa del condizionatore, ma non lo posso mettere. Perché? Perché ce l'ha già in camera mia madre. E mia madre è bella anzianotta, mio padre pure, quindi per non fargli soffrire il caldo. Cioè, non è che puoi tenere 75 condizionatori accesi perché sennò esplode la casa. E quindi vedrò. Perché finché sto per cazzi miei mi punto un ventilatore e compagnia. Ma se io punto il ventilatore, questo pisello nero qui lo prende tutto. Prende anche i gabbiani che urlano a New York, per fare una citazione molto antica. Metto in pausa e sentivo quanto solo per te Dead Space. Grazie, bello. Mi sento come Harlock quando è iniziato Bioshock. Io calcolate che di Dead Space, perché giustamente è un horror, io non so un cazzo. Ma tra l'altro, infatti, chiedo a voi. Lo devo giocare mouse e tastiera o controller? Controller. Credo. Spero. Forse. Non si sa. Plunga dal vicino così fate scambio connessione Ener. Sì, metto una centrale tipo di quelle che vanno col calore e col vapore. Allora, intanto fatemi prendere. È tranquillamente giocabile in entrambi i modi per il sistema di mira. Ma allora, proviamo col controller. Cioè, perché diciamo che il controllo è sempre comodo perché c'hai tutto compattato in una parte. Dai, fatemi prendere il controller. Tra l'altro, Madonna, già sto pezzando. Cioè, qua è iniziata da 5 minuti, già c'ho tutta la spalla fracica. Perché le armi e come uccidere i nemici sono particolari, capirai. Sì, l'unica cosa effettivamente che io mi ricordo che c'era anche nel trailer era quella roba che appariva cut their limbs, cioè taglia gli arti, che quindi penso devi tipo smembrarli. Però figata come cosa a pensarci. Ma comunque fatemi aprire tutte cose. Vediamo di che morte dobbiamo morire stasera. Tra l'altro ho anche già cominciato a scaricare Dragon Age Inquisition. Sto cominciando il lavoro di pre-produzione. Non vedo l'ora. Tu taglia. Poi ci. Sì, io, raga, io ve lo dico. Io potrei morire con Dead Space. Cioè, me. Avete. Cioè, ho infartato in Dragon Age 2 con una tizia che apre una porta. Cioè, stiamo a capire io di che cazzo di pasta son fatto. Ma comunque, dov'è? Eccolo qui, il nostro Dead Space. E se hai visto le pistole come mira? Per quello ti dico, puoi usare il controller. No, le armi no.
So che Isaac, armato della sua leggendaria lamalplasma, non lo so, lo scopriremo. Inquisition, sì, Fiorello. Ah, la pistola al plasma, ok. Una domanda, ma hai già deciso che Romance farà in Inquisition? Allora, io non so bene chi cazzo ci sarà in Inquisition, Fiorella, ma Cassandra è Cassandra, cioè nel senso. Che cosa posso? A meno che non è omosessuale, ma non credo. Allora, fatemi impostare tutte cose. Buoni. State buoni. Buoni tutti. Buonasera, Arion. Come stai? Bella, benvenuto. Plasmatic 3000. Taglia medio della mina col blade serie perfetto. C'è stato lo chef Tony che va nella nave a far esplodere tutto. Comunque vorrei prendere Origins. Tu, Origins per provarlo. Ma da Steam così posso chiedere il rimborso. Fai bene. Fai bene. Ma tanto non è che te lo tirano tipo dietro, penso, Origins, eh. Allora. Diamo, sperando che parta. Lo hai preso il gioco? Come cazzo l'ha preso? Ma che cazzo? Raga, l'ha piato di nuovo. Vabbè, diamo il via alla sigla. Forse sono l'unica sopravvissuta. Abbiamo incontrato una forma di vita aliena. I miei compagni sono morti. Fine registrazione. Qui, datemi un attimo perché non si vedono bordini o cose, vero? Perché l'aveva. Ah, perché giustamente è vero, abbiamo giocato Dragon Age con la risoluzione sputtanata, quindi ecco perché non me lo prendeva in. Cioè, me lo stava prendendo come se fosse un 1366. Dovremmo esserci bene, non ci sono bordini, cose che sbucano, che mi daranno tremendamente al cazzo se poi le guardo post live. Datemi un attimo. Buoni tu. No, dobbiamo essere perfetti. Buonasera, Gera, come stai? Bello, benvenuto. Farò battute sulla ragazza madre e nonna del protagonista. Cosa, Kyle? Allora, l'audio ce l'abbiamo, ma se non stiamo dentro, cazzi e mazzi vari, eccoci qui. Allora, io non ho neanche mai avviato oltre questa schermata, perché ho detto, a parte che la prima volta, come, diciamo. Chi è stato nelle scorse live ha saputo che io inizialmente l'avevo comprato su EA, ma hanno dato la versione inglese polacco. 30 euro, 40. Ho preso anche la Definitive Edition per magari provare a sbloccarlo, altri 10 euro. Non si è sbloccato, l'ho comprato su Steam, altri 30 euro. Ergo, un gioco che doveva costarne 60, alla fine mi è costato 80. Vaffanculo EA. Ma tranquillo, Jorak, che anch'io. Guarda, l'unica forse cosa è che adesso, infatti, l'audio ditemi appena entriamo in game com'è perché ve lo voglio abbassare, perché non voglio farvi prendere un colpo. Devi aver giocato l'originale per capire, ok. Che infatti, ovviamente, per giocarli in polacco. No, no, ma sai qual è il fatto, Arion? È che era. Ci ho provato, ma non me l'hanno dato come. Cioè, non me l'hanno accettato, Kyle. Il fatto è che era con i testi in inglese e la lingua in polacco. Non ho idea, ma comunque, fatemi vedere un attimo. Sotto, scegli la difficoltà. Addirittura. Impossibile. Una sfida speciale completando tre un'armatura e un'arma unica. Questa modalità ha le stesse impostazioni relative ai dati della modalità difficile, ma l'autosalvataggio è disattivato. Sono vabbè, è essenzialmente Resident Evil, la professional. No, andiamo di medio. Subiscono entrambi i danni standard. Difficile. Isaac che prende più danni e i nemici ne subiscono di meno. Andiamo con medio. No, no, Massi, no. Non, io tra infarti e la difficoltà muoio, ragazzi. Cioè, datemi. Datemi la pace dei sensi. Visuale invertita. Vabbè, questa la vedremo in game. Mostra avviso contenuto. Un avviso di contenuto prima delle scene che potrebbero essere disturbanti.
Madonna dell'incoronata. Controlli, poi vedremo. Esperienza di gioco, va bene. Chiusura registri, mira assistita, no. Cambia automaticamente a... ma mica. Ci sono tante scene disturbanti, figata, bello. Opzioni video. Ma me lo sto giocando a 120, no, siamo a 60 fortunatamente, perché sennò il computer esplodeva e io di caldo pure. Ombreggiatura, modalità DLS, no, vammi sul prestazioni. Grazie a Dio, perché sennò qua moriamo. Audio. E addirittura l'audio 3D. No, mettiamo lo stereo perché l'audio 3D è molte volte buggato e può essere che voi alla fine non sentite le voci, lasciate perdere. Bene, ma mantieni l'audio in background, grazie. C'è un modo per... Esatto, voglio rendervi un pelino più leggibili i sottotitoli. Opacità, proprio spammato brutalmente. Forse un pelino dietro. Ma sai che vedete. Ditemi se i sottotitoli così vi piacciono. Vi metto anche il colore del personaggio di un colore differente, così notate chi cazzo sta parlando. Dovrebbero essere giusti così, no? Mi intrigano. Ma come figata, lì ce mi avrei sulla coscienza. Sì, perché a me piace il gore, Giora, che a me mi fanno cagare gli infarti. Comunque il gioco ti farà fare il solito tutorial. Ok, a posto? Ok. Io ce l'ho per PlayStation 5 e ancora non ci ho giocato, lo vedrete qui con me. Non solo per il lavoro, l'università, ma anche perché ho un tipo una cinquantina di giochi da giocare, ti capisco. Politica e licenza, non sperando che non ci sono contenuti col copyright. Vabbè, su, andiamo. Continua. Vascello, Lishimura, riparazione, Isaac Clarke, Kendra Daniels, Zach Hammond. Preferirei stare ad ascoltare la mia ragazza che è Hammond blaterare di sicurezza. Persona avvisata, mezza salvata, Daniels. Lo dici sempre. Ecco fatto. Un bel rientro pulito. Ditemi se l'audio è giusto, eh. Fissare quella roccia. Per un minatore indipendente è il paradiso. Aegis 7 è uno dei giacimenti più ricchi della CEC. Qualcuno si sistemerà a vita. Dov'è? Laggiù. Confermo contatto visivo con la USG Ishimura. Una meraviglia. La più grande nave trivella della sua classe. Non parlava Isaac nell'originale. Davvero? Dovremmo vedere le sue luci di marcia. Esatto. Cercherò di trovare la comunicazione. Qualcuno ci starà aspettando. Attenzione all'avvicinamento. Non corro rischi con l'orgoglio della CEC. Nessun rischio, eh? Per questo frugavi nel mio fascicolo prima della partenza. Tracci gli accessi al tuo file. Analista informatica, è parte del lavoro. Era un controllo autorizzato della CEC, Daniels. Lavori con i migliori, devi stare al gioco. Signore, siamo in comunicazione. Ma c'era Dario Argento. USG Ishimura, qui squadra di supporto emergenze della USG Canyon. Davanti, Ishimura. Vabbè, ma siamo tipo tecnici noi. Una roba del genere. Perché non mi pare siamo soldati o altro. Buonasera, aiuto, come stai? Bello. Che diavolo è? Sembra che il sistema di comunicazione sia rotto. Forse un codificatore guasto. Io e Daniels lo sistemiamo in 48 ore. Ehi, avrai tempo per stare con Nicole.
Sì, spero di sì. A me sembra che ci stava a parlare Satana, ma se dite che è un problema, va bene. Legami gravitazionali attivi, attracco automatico, attivato. Perdo il controllo. Legami in avaria. Attracco automatico, perfetto. Che cazzo ho fatto io? Che problemi ha la sala di comando? Quel pilota automatico è una trappola. Aggiungi alle riparazioni. Chen, quali sono i nostri danni? Il sistema di comunicazione e il propulsore di babordo sono andati. Uno stabilizzatore in fiamme. Il nucleo energetico è un disastro. Potrebbe andare peggio, ma non molto. Ma non è che bello graficamente, però. Come ha fatto la gente a paragonarlo all'originale? Domanda. Ok. Buonasera Marmark, l'audio del gioco a me sembra basso, però per me è normale, il sottomarino vicino al Titanic. Oh, guardalo che bello, madonna. E se ti muovi... Nuovi arrivati, ok. Io ho le cuffie, altrimenti non sento niente con il cellulare, anche se il volume è alto. Io perché, ragazzi, qua vedevo che stava proprio per raso raso col giallo. Cioè, se volete... Ho capito, l'ho messo in pausa, non è che ho fatto l'ira di Cristo. Ma che cazzo? L'ho letteralmente messo in pausa. Ma dai, su. Ma ho capito. Non ci sta RTX o altre cose. E vabbè, adesso lo riavvieremo. Se volete, stavo dicendo appunto che ve lo alzo un pelino. Però non vorrei che poi dopo diventa IRAPE. I dettagli sono, secondo me, veramente bello. È molto molto figo, soprattutto sulle luci. Ogni serie che si rispetti inizia così, sì. Ma secondo me sto punto è il computer mio che dice la prima volta deve farlo deve ucciderlo. Pilota automatico livello ChatGPT. Riavviamolo. Che cazzo devo dire? Riavviamolo, sperando che adesso non mi fa rifare tutto sto madonna di... No, me lo farà fare sicuramente. Tra l'altro, ragazzi, io sto cominciando sempre di più a morire. Voi non avete idea. Io vorrei strapparmi la pelle per non sentire più il caldo. Ti prego, dimmi che al capitolo 1 ha fatto tipo salvataggio automatico. Perché se io non stavo parlando all'inizio perché c'era tutta st'introduzione e compagnia. Allora, intanto ve lo alzo. Ve lo metto a 30. Io ti sento bene, ma il gioco per me è basso, ma non ti preoccupare. Se fa solo... No, no, ve lo alzo, ragazzi, perché finché non diventa tipo... Io al massimo se mi spacca i timpani faccio questo e voi non cambia niente. Cioè, a me importa che non vi si rompano i timpani a voi o che non ci sono... Ok, ci fa il continuo. O che non ci sono momenti in cui implode tutto. Che a Padova ha grandinato... Ah, sta cosa l'avevo vista io adesso. Guarda, mi dispiace magari per la grandine di persone, ma almeno fa più fresco. Continua. Ah, ok, proprio ha salvato qua brutalmente. Come va la cosa? Fa male. Ma perché la voce è così bassa? Ho provato di peggio. Ah, perché avevo l'audio basso, sono un coglione. Va bene. Cioè, come ha fatto la gente a paragonare il remake a quello originale? Cioè, soltanto per la nebbia volumetrica, per gli scintille, le luci... Le texture, i dettagli, anche su questa cosa che c'ha sulla schiena Isaac. Cioè, magari a primo impatto può sembrare molto simile, ma io l'ho visto un po' l'originale. Madò. Solita procedura, Daniels. Li registriamo sul ponte di volo. Madò. Dove sono tutti? Avranno sentito l'atterraggio. Vanne fiero, Cena. Ci hai portati sani e salvi. Ah, ok, loro sono soldati. Siamo noi che non lo siamo, mi sa. Qualcosa per calmare i nervi, a spese della CEC. Vedi qualcuno in sala comando? No, nessuno. Madò.
non abbiamo distrutto l'insegna. C'è del ghosting molto pesante, però. Fatemi vedere un attimo nelle impostazioni. Ok, ecco, adesso si spiegano queste cose e mi stanno dando agli occhi. Fatemi vedere un attimo. No, ecco. Ho toccato, raga. Adesso si è bloccato perché deve cambiare tutte le texture del creato, no? No, questo spammalo. Tanto minchia, le cambia in tempo reale, te fa proprio vedere, cioè mette proprio soltanto in pausa il gioco. Scusa, fammi vedere se ci sta altra roba strana. Luminosità, motion blur. Ho tolto il motion blur perché mi sa che è quello che faceva un po' di ghosting. Sì. No, rimane del... Penso lo vedete anche voi sul casco di Isaac. Del ghosting... No, forse voi non lo vedete, perché ve lo compatta, ve lo renderizza. Io vedo del ghosting veramente pesantino. Dammi un attimo. No, ma infatti sicuramente è il mio monitor, perché comunque a 120 frame va sopra 60, quindi dai, da dei problemi. Madonna, che bello. Ma cioè, come cazzo fai a dire? Isaac, sintonizza il tuo rig. Cos'è il rig? La cosa? Ah, ok, la spina dorsale sarà la mia vita. Ufficiale tecnico Jacob Temple. Posizione errore, dipendente non trovato. Non arrivo alla sicurezza. Anche l'ufficiale tecnico. Che succede con la comunicazione? Deduco che questi stanno tutti per morire. Madonna, che bella sta cosa, proprio che devi aprire la porta. Vai, vai, vai. Se muori vengo. Cioè, se non muori vengo. Ok. Tu immagina, Fiorella, che quando giri la visuale, tutte le texture dove stavano prima lasciano un piccolo fantasmino dietro. Quindi è come se voi vedete tante mie mani che rimangono dietro a questo movimento qui, che lasciano la scia. Dove sono? Una tabella turni, l'ascensore è senza energia. Per questo si dice ghosting, fantasma. Quella console funziona ancora. Isaac, rapporto danni, basta scherzare. Peccato non abbiano tradotto. Segui il navigatore per trovare l'obiettivo attuale. Ah, ok. Peccato che dicevano non hanno tradotto in italiano anche tutte ste cose. Cioè, quindi io ho letteralmente degli obiettivi. Ok. Ma posso scattare in qualche... No, beh, siamo all'inizio. Devo camminare perché sono un giovine pulsello. Niente di che, è proprio l'inizio, inizio, inizio. Non so che... Cosa credi che... Madonna, che... Che frame drop. Questa? Oddio, quell'odore. Cosa hai trovato, Isaac? Che è tutto sfottuto. Il pilota, metà della Ishimura in avaria. Motori, scafo, trasporti. Cosa potrebbe provocare danni simili? Ok, energia ripristinata. Ventilazione attiva, l'ascensore sarà il prossimo. Rilevata anomalia pericolosa. Quarantena attivata. Un'altra avaria? No, i sistemi di quarantena sono a posto. Un momento. Sentito? Sì. Sì, lo sento. Hammond! Calma, Daniels. Riattiva quegli ascensori. C'è qualcosa qui con noi. Oddio! Morco madonna, se siete scemi, vaffanculo. Ci sto capendo un cazzo. Vado.
dell'ascensore? L'ascensore. Porca Dio. Ciao. Io muoio. Buonasera, pasta, come stai, bello? Beh, noi siamo solo all'inizio. Piccoli problemi di cuore, però quelli veri. Ah, sa che sporco di merda. Bellissimo. Ah. Tu rimani pure là e vaffanculo. Che cos'è questo? Luccicoso. R1, quadrato, cerchio, triangolo. Non posso fare un cazzo. Pensavo fosse qualcosa da rompere per dei drop. Ah, cut the limbs. La malpla... Tutto glitchato, la malplasma. Mi sa di sì, Fiorella, a sto punto. Vai tranquillo, più avanti peggiora. Bene. Ah, ecco perché i proiettili, le armi da fuoco non funzionano, perché devi tagliare gli arti. Cioè gli arti, le... La merda. Mira. Fuoco primario. Ruota proiettile. Oh! Ah, perché magari in base a come devi tagliare. Però questa in che cosa veniva utilizzata? Cioè... E questo? Ma ce l'ho una sorta di melee? Ah, esatto. Pugno e pedata. Gli attacchi in mischia possono infliggere alcuni danni ai nemici o distruggere alcuni oggetti. Le! Energia al plasma, deduco siano i proiettili. Ok, sono armato. Sono armato e tanto mi basta. Tranquillo, non lo bannate quel coso perché è il mio stesso... Coffee che si è autospammato da solo per la prima volta in chat. La mia era gente che ti doveva i soldi, eccetera. Mi piace questo parallelismo. Madonna, la visuale quanto è veloce. Che cos'è layout? Posso dire anche i controlli del... No, sia mai mettere... No, vorrei... Alleggerire. Buonasera, Lucio. Come stai? Bello. Sensibilità mouse. Passiamo ad un tot. La cosa che serviva per costruire e riparare è che da ingegnere l'ha modificata trasformandola in un'arma. La uso anche per fare operazioni di cugia. È la madonna. Vabbè, quindi ok. Isaac non è l'ultimo degli stronzi. Ma a breve sì, muoio. Quindi questo. Ok. Morto? Crediti. Ah, stanno pure i soldi. Pezzo di merda. Mi sfogherò su tutti così, mi sfogo. Salve. Sì, comunque quando passi da una zona all'altra c'è proprio un... pesantissimo frame drop. Tu posso... Madonna, ma che bello! Tutto il gore con i muscoli si vedono. Che figata! Vai dai cadelli, questi ti fanno i drop. Ah, ok, è letteralmente come se li tratti come delle scatoline. Meno male. Ah, io devo andare di là. Cerca... Carino il numero di munizioni sull'arma. Ah, oddio, non ci avevo fatto caso, sì. Porca madonna di Dio, cane. Dio, affanculo. Fammi passare. Madonna, fammi passare. Io non sopravvivo.
kit medico. Ah, ci abbiamo pure lì. Io muoio tra il caldo e io muoio stasera. Ah, ci abbiamo veramente l'inventario. Kit medico. Questi possiamo usarli quando ci pare. Ti fa, mostra oggetti chiave, azioni, sposta arma, naviga, va bene. La, addirittura, oddio no, l'inventario non blocca il gioco. Oh, Dio, perché mi devi fare questo? Però figa, madò. Ho sbagliato. Sta cosa mi dovrò abituare. Aspetta. Ma che figata! No, quello esplode se lo metto, basta. Mettiti in salvo. Che diavolo erano quelle cose? Hanno preso Ken o Chen. Non riesco a contattare Daniels e Hammond. Devo andare in un posto sicuro. Oh, che cazzo di merda. Ah, perché devo per forza starci proprio vicino. Salve. Sì, comunque vedete, se io faccio così e poi faccio così. No, adesso non l'ha fatto, deve caricare la zona. Potevano fare che tu quando entravi in una zona caricavi quelle adiacenti per semplificare il tutto. Hello? Isaac. Mio Dio, Isaac. Ce l'hai fatta. Ma sono dappertutto. Chen è morto. Niente da fare. Che cazzo sono queste cose? Quelli che ho visto, alcuni indossavano le uniformi della Ishimura. L'equipaggio? Come diavolo è possibile? Guardateli. Dobbiamo raggiungere il ponte. Tra un migliaio di persone qualcuno ci sarà. Non possiamo, il trasporto è fuori uso. È tutto bloccato per la quarantena. Siete voi tecnici. Qual è il piano? Buonasera Frost, come stai? Bello, benvenuto. Ho deciso di dare un gioco? Di fare un gioco veramente serio? Sono contento. Ah, io... Una scheda sì, di morire anche. Per annullare il blocco ne serve una di ricambio dal centro manutenzione. Ma si trova tutto dal lato di Isaac. Ci penso io. Date energia ai sistemi di riparazione. E Isaac? Sì. Nicole se la caverà. È un medico, no? Farà le scelte giuste. Sì. Sì, come sempre. Trova un posto sicuro. Tornerò presto. Vabbè, potete anche non andarvene, sembra che siete morti. Vabbè, quindi il rig sì, è tipo una sorta di VR incorporato. Ripara il sistema di trasporto. Missioni. Sostituisci il trasporto danneggiato. Trova la scheda dati. Dani dice che si è fusa una scheda dati del comando trasporto. Devo trovare un ricambio, ma c'è qualcosa che non va. Quelle schede non si bruciano per caso, anche perché in mezzo allo spazio non è che la roba esplode a cazzo, perché sennò so cazzi. Una vettura in varia sta bloccando l'intero sistema. Per fortuna è arrivato al centro di riparazione, ma devo toglierla dai binari. E come mai si trova tutto dalla parte del nostro personaggio? Perché devo morire, Fiorella. Mi devono far infartare. Che cosa c'è qua? Offline, scheda dei dati mancante. Vabbè, giusto. Ma qua è tutta roba che posso, sì. Meno male che sono illumi... Oh, c'è un save! Sì. Madonna, che belle esteticamente queste cose, però, eh. Cioè, proprio in generale l'estetica, però adesso mi sta piacendo un botto. Chissà se ci sta il gore anche quello proprio pesante. Vabbè, Isaac, stai pure più tranquillo. Your location. No the way. Ma infatti, scusate. I salvaggi, ricordi dove sono? Le ritroverai, ok. I save saranno... Sì, io per il mio cuore. Allora, ci sono due vie. Io devo andare di là, ma voglio esplorare prima di lì. Cioè, a meno che poi non ci porteranno anche dall'altra parte. Dato c'è piano 1 e piano 2, perché giustamente... Allora, noi siamo venuti da di qua. Qui. Circuito principale della rete. Scheda dati necessaria. Che è tipo una stampante 3D. Guardalo come corre. Questo invece? Ah, beh, ok. Era l'armadietto delle munizioni. Quindi abbiamo tanto... Oh, questo si può aprire. Bella sta cosa della luce, ti fa capire dove puoi interagire. Tutto il discorso era di usare l'arma al plasma dall'inizio alla fine. Beh, ma immagino sia una delle più pipe, perché se può tagliare di netto gli arti è tanta roba. Certo, ogni volta che devi fare tutto sto puttanaio. Scusa, ma non mi fa capire verso dove sono rivolto?
E io tipo devo andare di là, quindi. Sì, ma noi andiamo di qua. Perché sono venuto di qua? Ma poi quanto buio! Ma tra l'altro io dovrei tipo... No, 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 questo era la modalità rave party, ragazzi. Faccio così? Vi dà più mood? Ok, eccoci qua. Io non ho capito che cazzo è successo. Raga, non mi ha fatto neanche un blue screen il gioco. Non so se è perché ho toccato qualcosa della corrente, ma il computer letteralmente mi è andato in black screen. Era diventato nero con tutta la roba glitchata e si è chiuso. Io in realtà non vorrei che Dead Space richiedesse veramente talmente tanta memoria e siamo da capo. E ha avuto un coccolone veramente il PC, perché come vi sto dicendo, qua dentro fa anche caldo, quindi magari è stato per il surriscaldamento. Bentornati, datemi un attimo che riapro tutte cose. C'ho tomate che si riapre tutto. Perché se è così devo abbassare la grafica, purtroppo, ragazzi. Se è veramente così tanto dispendioso di risorse, devo abbassarlo per la live. Sì, possibile, il gioco non è più, ma in più ci sono 900 gradi, quello sì. Anche perché, raga, io nel mentre... Cioè, per farvi capire il caldo che sto sopportando dentro sta stanza. Tu un attimo il task manager per vedere se effettivamente lo stressa tanto, perché il fatto è che se una CPU e una GPU stanno costantemente al 100% durante uno streaming, ci vuole un attimo che il computer muore, no? Anche se non vorrei che fosse sempre quando lo metto in pausa, perché ho visto che è la seconda volta che l'ha fatto mettendolo in pausa. Perdonate, questa come al solito è la prima live su un gioco nuovo, quindi ci devono stare sti puttani. Intanto siamo 17, grazie belli. Allora, scusate, io ho la GPU e la CPU al 40 e 40. Lo terrò per un po' aperto lì, lo terrò, perché almeno capisco. Vabbè, bentornati. Non abbassiamo manco per il cazzo le luci. Ce le teniamo belle a... Io in realtà dovrei abbassarle le luci. Potresti metterli a schermo con l'app di Nvidia. Ah, beh, è vero. Però... Ci riprovo. Spegniamo, perché se no non ci vedo un cazzo neanch'io, perché è buio, ragazzi. Sarò blu. Così. C'è una doppia luce particolare. O mi metto rosso. Sì, dovrei provarci, gioco, ma non sono molto molto precisi. Il task manager è sempre bellino. Perché se no, se io... Se, così, ragazzi, sono tipo rosso Satana. Sì, vai, vado rosso Satana. Tanto non ve ne frega niente di questo faccio di me. Dato infarto perché infarto. Allora. Credi. Quartiere a luci rosse, sì, siamo andati subito. Risparmia munizioni smembrando arti dei nemici. Mira gli arti dei nemici per ucciderli in fretta. Smembra i nemici per rallentarli. Perché mi stai dicendo questa cosa? Tra l'altro alla nostra, Lucio. Drop. C'era un drop. Ah, questo, vero. Ma posso romperle le valigie? Adesso sto con il panico, ragazzi. Alimentazione assente. Tutto quello che si illumina. Infatti sta cosa è fighissima. Cioè sta cosa di mood. Ah, cazzo, siamo qua. Ah, ok, me lo diceva. Ah, vabbè, droppano. Già il plasma. Interruttore. Centro manutenzione. Deposito stiva. Ah, c'è solo una carica. Ma che figa sta roba. Bello se ci stanno anche ste robe così. Cioè, questo però avvia... il deposito stiva. Andiamo al centro manutenzione, che è questo qua a fianco. Prima di tutto.
Ma a sto punto veramente, raga, mi sa che è stato veramente la luce che ha fatto tipo scossa elettrica, ha mandato tutto in cortocircuito, perché sta al 50 e 50, che è onesto. Hogwarts Legacy me lo sono sparato tutto al 100%, caci più. Ehi, chi era la porta, vaffanculo? Un altro save? Vabbè, non mi sembra il caso. Non sparare alla testa di queste schifezze, non le rallenta nemmeno. Ok. L'unico modo è farli a pezzi. Via le braccia, le gambe. E questo le uccide o smettono solo di muoversi? Ma infatti poi come si chiameranno sti nemici? Schifi ambulanti. Fidati, salva, ma no. Anche perché però sento qualcosa che batte forte sempre. Vabbè, non c'è bisogno che mi ricordi ogni volta. Salva se... Vabbè, andiamo a salvare. Ma avete messo la caga al culo. Andiamo a salvare, è meglio. Meglio salvare. Vai. L'originale no. Questa è in assoluto la prima volta che gioco per bene a Dead Space. Infatti mi sto cagando in mano. Allora, tanto io devo tornare indietro. Salva spesso, salva adesso. Andiamo di qua. Ehi! Minchia quanto è veloce la... quanto è veloce ancora la mira, Cristo Dio. Raga, la pausa. Quando metto in pausa il gioco... va in blue screen. Perché avevo messo un attimo in pausa per andare nel menu delle impostazioni. Fa andare il PC in blue screen quando metto in pausa. Vuol dire che io non posso altabbare. Non posso fare le seco perché sennò crasha il PC. Tanto ormai questo primo episodio è stato una merda, no? Siamo 50 minuti di live. Si puttanai, ragazzi, mi dispiace. Beh, guardate, vaffanculo anche il mood, perché bisogna capirla sta cosa. Non è overload, perché stavano al 50%. 50 e mettere in pausa. Cioè, io veramente me lo rifaccio sto blue screen, perché devo capirlo. Prima ovviamente della prossima live cercherò di fixarlo sta roba. Mi stacco un dito dal pollice per non mettere in pausa. Facciamo sto test del 9. Grazie tra l'altro che state rimanendo in questo casino. Facciamo il test del 9, dai. Tanto il PC si è riavviato 4 volte ormai. Meno male che c'ho il BIOS della Madonna. Allora, facciamo un po' di cose. Come prima, tanto adesso spawn l'ira di Cristo qua dietro, no? Vai, siamo pronti? Vediamo. Dov'è? No, non è la pausa. Sei sicuro? Sure about that? Cioè io posso andare nei controlli. È crashata al controllo. Ho avviato la pubblicità. Perché io ho notato questa cosa. Io ho notato che è crashato ogni volta che ho messo in pausa. Ci riprovo. Di nuovo. Al tabbo. Ehi. Hey. No? Ma facciamolo partire a medio. Vediamo, queste che cosa sono? Robe esplosive. Raga, perdonate, mi prende la depressione quando succedono queste cose. Sì, sì, in realtà ero io che staccavo la presa del computer. Ah, mi sa che queste sono cose esplosive. Lo giochiamo, a meno che non sia il calore, può essere pure che magari per il calore crasha il computer, per farvi capire quanto fa caldo qua dentro. Controllate, ci sta il full damage. Secondo me si spezza, gli esplodono le tibie. Salve. Qua dietro c'è qualcosa, crediti. Ci riprovo. No. È come se andate davanti a vostro nonno sul letto di morte a staccargli la spina e riattaccarla. A porca puttana. Ehi. Ma che cos'è che sento, Satana? Succa blit. Curva.
Tripalowski. Madonna, comunque, sputta merda, che bello. Ma te pare che io con una 3080, l'i7 di ultima gen, 32 GB di RAM, devo mettere il gioco a medio? Qua manca l'elettricità, c'è un cavo che sale su, dobbiamo andare al secondo piano, credo. Ci riprovo! Non si fa. Allora, giù si può aprire, l'ascensore credo quello sia. Cos'è che sbatte ogni tot? Ah, è sta roba qua. Credo. Bellissimo il mood. Sì, bisogna avere il PC della NASA come minimo. Perché dovrei venire qua? Non mi posso lanciare di sotto, ragazzi. Ci ho provato. Ah, ok, beh, facciamo. Abbiamo fatto il giro. Kit Man, che tra l'altro, quindi le cure non è che si rigenera da solo a cazzo. È che proprio bisogna cesellarsele. Vabbè, raga, magari era davvero la grafica. Poi farò delle le mie ricerche post live. Vedo. Come dico sempre, la differenza di giocare un gioco in live da soli col computer più tranquillo è abissale come cosa, quindi magari è quello. Ci avrà la stamina il nostro piccolino? Io ho più paura dei crash al momento, Fiorella, che del gioco di per sé. Non... più piano! Non così forte! Adoro tutta questa interazione che devi avere con i pannelli, le cose. È molto semplice, ma è una figata. Salve. L'originale è anche meglio? Allora, quello sì, ricampa. Ah, non credo arrivi così lontano, vero? Siete già morti voi, perché? Cioè, meglio, Sto contento. Madonna, tutti sti cazzo di angoli messi apposta, bastardi! E c'è un sacco di esplorazione figata. No, io ho pure indigestione. Chissà se c'hanno pure un intestino sti schifi. Basta un calcio? Ah, che tra l'altro se vi ah no, è che più andate lontano più è preciso? No, che giustamente più sta vicino e più magari c'ha una bella gittata per tagliare di più. Ok. Vabbè. Nessuno esca dagli armadietti perché vi faccio saltare veramente le gengive. Almeno non è crashato il computer. Questa era la pausa del gioco. Sì, sì, sono le interazioni con il menu. Ogni volta che apri il rig c'è tipo la chance che crasha il gioco. Soltanto che l'altre due volte me l'ha fatto proprio... il fatto è che il rig lo apri sempre. Vai! Pausa! No, ok, non è crashato. Rig! Ecco perché devi salvare. Ho capito, però... Dio madonna, ma un gioco non può crashare per qualsiasi cazzo di... Che palle! Per qualsiasi cazzo di cosa che fai, però.
Pausa e rig contemporaneamente. Faccio un buco nero, Arion. Faccio un cazzo di buco nero. Sì, sì, perché immagino che se muori ricominci da là. Allora, facciamo che è diventato per un attimo Doom. Perché se raga ci metto un cazzo a comprarmi Dead Space Original, eh? Io ve lo dico. Cioè, il remake non è... Era giusto per farvi vedere qualcosa di un pelino più moderno, meno legnoso e compagnia. Ma io ci metto un cazzo a spendere 3 euro di Dead Space Originale, eh? Oh, ma cambiano anche il posto da dove spawnano. Ma figata, ma perché? Perché sto cambiamento? Perché così non ti aspetti gli jumpscare dallo stesso posto. Figata, guardate, questa è una figata assurda, Bravi. Vai, ricrashiamo un'altra volta così ci rifacciamo la zona. Dai, rapidi. No? Ma si fa? Pausa. Ah no, strano, non ha fatto niente. In modo easy per fare una speed. Giocalo come... Ma secondo me questo giocato in modo arcade, una volta che ti tempri dai jumpscare, diventa una figata, eh. Diventa veramente figo. Ah no, già l'avevo fatto. Beh, devono partirgli tutti gli arti per poter droppare, sì. Ho rifatto il giro un'altra volta perché sono un minchione. Vedrò come corre. Un po' di gobbina c'ha, eh. C'ha un po' di gobbina pesante. Ma in realtà questa è una cosa che adesso mi preoccupa, perché vuol dire che io mi posso aspettare un jumpscare. Un jumpscare da ogni angolo. Come mai? Per magari il mood. Non è come dico io, non spawnano a cazzo in modi differenti, perché prima non sono spawnati da là. Cioè, prima ne erano sbucati due, e adesso, cioè, adesso invece ne sono sbucati tre. Me ne è risbucato un altro dietro. Quello prima non c'era. Ho fatto il giro due volte. Perché originale è fatto con il cuo... Ah, ok. Vabbè, ci sta. Tu eri morto, no? Diciamo che questo io me lo goderò come se fosse l'originale. Io ci ho provato. Poi! Ah, ma... No, ma io raga sto calmo, ma cioè nel senso nel 2023 questa non è una cosa normale, eh. Perché ripeto, qua non è il PC. Cioè qua c'è una 3080, c'è un i7 di ultima generazione, 32 GB di RAM. Cioè finché tu mi dici per il troppo caldo, per lo stress, crasha il computer per il calore, io dico ok, abbasso i settaggi perché ok, abbassi i settaggi. Ma qua è proprio un problema di gioco, eh. Cioè se veramente è sta cosa del perché me lo devo giocare a 120 frame, perché altrimenti costantemente non gli va bene che c'è un monitor a un refresh rate e il gioco a un altro, è una merda. Cioè io su ste cose sono molto spietato, eh. Io ve lo dico. Ovviamente adesso se ce lo giochiamo a 120 il computer lavorerà il doppio. Datemi no, siamo a medio, vediamo. Perché se è veramente una questione del te lo devi giocare con il tuo refresh rate, io mi immagino uno streamer che ha lo schermo a 165 Hz che deve portarlo in live in 2K a 165 Hz mentre stream. Hai fatto crashare un gioco del DS addirittura, Arion. Vabbè, vediamo. Io adesso me lo sto giocando a 120 frame e...
No, no, mi ha detto che adesso probabilmente sono i driver che non sono updatati. Spoiler! I driver sono updatati. Allora, facciamo così. Stacco la live 15 minuti. Il tempo che faccio un piccolo ciclo di aggiornamenti vari a cose che magari gli danno fastidio. E ci rivediamo a breve. Rieccoci qua. Ho fatto tutte le cose del creato che ci stavano scritte sui siti. Ho updatato i driver, ho disinstallato robe, ho disattivato robe su Steam. Ho fatto tutto quanto, ho fatto qualsiasi cosa. Vediamo. Meno che fossero stati questi, perché io ho notato che sta cosa inizio live non l'ha fatta. Solitamente effettivamente la prima volta che avvio Dead Space mi faceva sempre preparazione shader. Sta cosa sto giro non l'ha fatta, magari era questo che faceva crashare tutto, per quanto ne so. Mi sto sciogliendo e non a caso, come al solito, Electronic Arts, eh. Avremo finito anche Dragon Age, ma... stessa merda altro giorno, come si dice, no? Per chi sta nella Pass Broadcast, è successo un puttanaio tra crash su crash infiniti. Lasciamo perdere. È successo un cazzo di casino. Ci sono stati dei fix. Speriamo che non continuino ad esserci altri casini infiniti. Primo test. Pausa. Oh, funziona. Miracolo della 34esima strada. Vediamo, alla fine me lo sto giocando a 130 frame, ragazzi. E a 120. Andiamo. Bellissimo, per carità, a 120 frame, eh. Ah no, è che ce ne staranno tipo... credo che siano tipo quei due che stanno nei condotti e che cambiano luogo di spawn in base a dove passi. È quella la cosa. In base a come vai cambiano dove spawnano semplicemente quei due. Però non è che sono extra o compagnia. Kit medico. Ah, sta lì. Burn, baby, burn. Pipipiri. Altro? No, passiamo di qua. Perdonatemi se adesso mi vedete spento come... veramente nell'anima, ma capitemi. Capitemi. La mia vena Sabaku colpisce. Ok. Tanto il ghosting sì, è sparito. Cioè si vede che quel forzarlo a 60 dalla scheda di scheda video gli dava veramente dei problemi di ghosting, a quanto pare. Forse con la sincronizzazione verticale attivata, soprattutto. Va bene. Ehi. Drop? Drop. Sì. Dicevo quello, appunto. Cioè, probabilmente quel ghosting era dato dalla V-Sync che cercava di fare il V-Sync a 120, ma dentro era messo per renderizzare a 60. Leppa. Che molte volte lo faccio per la live, perché giocare un gioco a 120 frame vuol dire che avete la scheda video che renderizza il doppio dei frame al secondo. E durante una live non è propriamente la cosa più leggera del creato. Mettiamola così. Altro stronzo? No. Raga, io non so che fa, onestamente. Che se continua a crashare, continua a crashare. Che devo fare, raga? Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Il gioco sta a medio, la CPU e la GPU stanno al 40%. Crasha a cazzo. Mo, per carità, ci riproviamo, lo ricominciamo, perché oggi fa veramente cacare. Andiamo a vedere, perdonatemi. Io sto veramente in hype, voglio giocarci un botto. Verifica integrità file. Vai, la facciamo in live, tanto ormai, raga, piuttosto che sta a continuare a crashare a cazzo, è così si fa. Farsi rimbolzare i soldi da capoccia, come se fosse
GTA. Ma io, cioè, raga, io sono veramente tentato. Ci giochiamo l'originale? E io ve lo dico, ci vuole un cazzo. Io lo faccio il rimborso su Steam e ci giochiamo l'originale. Ma verifica sti cazzo di file. Lo so che l'ho detto 1500 volte, ma mi dispiace perché immaginavo che comunque la gente stasera voleva vedere Dead Space. Ma Dead Space, a quanto pare, non gli piace la faccenda. Neanche fossimo veramente Alessandro Manzoni. Prima su EA, sul launcher EA, adesso pure su Steam. Vai, verifica sti integrità. Non mi dirà, sono perfetti. E allora di che cazzo stiamo a parlare? E tutti i file sono stati convalidati. Facciamo il possibile ultimo test. Ma poi si blocca totalmente a random. Cioè non è... è tipo... non è che fai qualcosa di particolare. Per esempio adesso si è bloccato perché ho guardato in alto. A caso. Cioè perché guardando in alto si dovrebbe bloccare? Cioè qual è la... proprio la cosa che lo fa scaturire? Vai. Tanto 9 persone che stanno vedendo sto caos. Ah, madonna, vi amo. C'è qualche opzione che io non sto vedendo? Allora, proviamo a metterlo a schermo intero. A 60 Hz. Proviamo, proviamo ad andare così, dai. Cioè, magari sui 120? Adesso dovremmo essere a 60. Ho sbagliato via. Avete questo strano senso di déjà vu per caso? Chissà come mai. Siamo veramente a 60, sì. Dov'è? A quanto pare sì. Quell'altro non è spawnato sto giro. Ma tra l'altro sembra girare più fluido di prima adesso. Sembra onestamente girare più fluido, raga, non sto scherzando, eh. Ma anche proprio a vederlo. Magari era il senza bordi, perché io lo metto, ragazzi, perché se sto con lo schermo intero, se io al tab succede un puttanaio, no? C'è anche in live, ma proprio anche proprio nella visuale, in tutte le cose, cioè lo sento pure sotto le mani molto più fluido. Infatti sono confuso. Bello come ogni prima live delle serie è sempre caos. Ormai me li sono imparati, questo è per la speedrun. Questo sarà per quando faremo la speedrun. No, non ci sarà una speedrun. Soprattutto se crasha così tanto. Va bene. Allora. Madonna, raga, è veramente più fluido. È più fluido a 60 che a 120. Non ho capito. Prima guardando sopra è crashato a cazzo. Prima mi hanno strappati i timpani e poi gli occhi. Sì, sì, Star, quello dicevo. Si è staccato l'audio. Perché fa... non devo guardare... ho capito! Ma che cazzo però! Dio Cristo! Allora, il primo episodio vi darò il titolo horror. Prima mi hanno staccati i timpani e poi mi hanno tolto gli occhi. Vabbè, allora, là non guardiamo su. Ma io posso farmi il gioco così? Ma che cazzo ne so, sta... ma secondo me perché renderizza gli stronzi che stanno sopra. Cheat... no, è crashato anche di qua... lo stream manager a random. Niente parolacce. Tu mi vuoi fare veramente questa cosa, Lucio? Guarda che cazzo. Ora posso solo guardare a destra, sì. Soffia sul disco rigido e lo rinfilo. A breve Aerion è l'unica. Quindi le polarazzi non gli piacciono, eh. Neanche giorno Giovanna. Ma forse perché piotto troppo velocemente. Controlla la pasta termica. Raga, è inutile. Io, allora...
Sì, sto giocando con il pad. Da buon vecchio gioco, salve. Ma poi... ma poi, raga, ma che cazzo di valori! A puttane! Raga, stiamo a medio! Oh! Scusa, ma... ma scusa, ma se qua... ma... perdonami. Gioco, eh. Sì, ormai... ma guarda, sta... mi ha dato in blue screen il PC. Dici che può essere il pad, addirittura... no, ma in realtà ho visto adesso, Lucio, è andato in blue screen il PC, perché Dead Space... ok, potrebbe, mo ci proviamo, ma Dead Space, a medio, tutto a medio, senza l'RTX o quelle robe, prende il 90% della CPU. Cioè, Dead Space Remake, a medio, mi ha preso il 90% della CPU e il 100% della GPU. No, 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 Star, non è il PC. Cioè, Star, io ci oggi solo... ci ho renderizzato 40 clip di fila senza fermarlo in 4K. Ci ho renderizzato 350 GB di clip. Cioè, non è il PC. Il PC non è il problema, anche perché io ogni due settimane lo porto dal tecnico per mantenerlo in buona salute. Non è quello. Non può essere il PC. Cioè, finché fosse anche il caldo, ok. Il fatto è che accade il blue screen perché va in bottleneck, va in full overload la CPU. Cioè, perché sta al 100% per tanto tempo e quindi esplode. Salve di nuovo, come va ora? Meglio o peggio? Peggio, Fiorello. Cioè, giustamente, se stanno costantemente GPU e CPU spammate, e crasha. Perché, per carità, siamo anche in live. Ma Dead Space da solo non può prendere 70%. Cioè, ne Hogwarts Legacy con l'RTX era così greve. Chiedi a ChatGPT come fare girare Dead Space. E conviene. La prossima volta lo ricominciamo. Sempre se riesco a fissare sta cosa. Altrimenti andiamo con l'Old One. Sì, ho capito, Star, ma io non è che posso andare a... cioè, io capisco che è anche a joke, ma io per giocare a Dead Space Remake non posso dove prendermi una 4090. Dio madonna, ma ottimizzate bene i giochi, Cristo di Dio. Ma che cazzo, dai! Basta, raga, basta. Ci giocheremo l'originale, se non riesco a fixarle, basta. C'è solo una parola, kit è morto. Eh sì, là la cosa che dico, Star, è che grazie al cacchio a un certo punto, perché c'ho il PC della NASA che sta al 70%. Ma ci pianto ormai, provata per provata, proviamo senza pad. Tanto ormai abbiamo provate tutte, raga. Proviamo, no, sì, ormai, raga, tanto questa è una live de merda, no? Facciamola che sia una merda fino alla fine. A sto giro lo faccio partire a low. Innanzitutto, aspetta, perché lo sapete pure una cosa che è perché io l'ho messo full screen, gli ho detto di metterlo a 60%. E lo fa girare comunque a 120. È pure quella la cosa. Cioè, che cazzo mi dici di selezionare il refresh rate se tanto vai comunque a 120, Dio madonna. Io devo andare adesso nel pannello di controllo Nvidia. Ma come cazzo è passato? Si dice che vedo uno che sta impazzendo. Devo andare nel pannello di controllo Nvidia e metterlo a mano a 60. No, no, ma non ci stiamo con l'RTX, eh? Cioè, è quello, infatti, la cosa che a me mi preoccupa. Noi non stiamo neanche con l'RTX. Noi stiamo a nature. Mettiamola così. Perché io lo sai che è, Star, che Resident Evil 4 Remake è fatto dalla Capcom. La Capcom i giochi li ottimizza di Cristo. Le ottimizza di Cristo, perché non ci sta un cazzo da dire. Io mi sono fatto tutto Resident Evil 4 Remake ad ultra a 120 con tutto l'RTX ad ultra pure. Non ha fatto un drop. Uno. Dio madonna. Cioè, questo è come al solito EA che non ottimizza i cazzo di giochi. Basta. È EA che non ottimizza i giochi. Pisellate sulla CC, ma magari sarebbe stato più efficiente secondo me a cazzo sulla tastiera. Stava già ricrashando, tra l'altro. Nel menu, neanche nei titoli di inizio. C'è qualcosa sotto, c'è l'out. No, 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 allow ce lo giochiamo. Vai, vediamo. A questo punto faremo prima a giocarci l'originale. Continua. Allora, siamo a 30-40 e tira i frame drop. A 30-40 allow. Tira i drop. Allora, come si gioca però con il mouse e la tastiera? Come si switcha sta merda di lama? Ruota con space.
Tanto la prossima volta lo ricominciamo, eh. Cioè io col cavolo che mantengo un contenuto così di merda. Perché tanto questi sono 10 minuti in game. E quello è il fatto che mi fa incazzare. Non è che siamo a... Non è che siamo 2 ore. Ci sono 20 minuti di game. Porca puttana. C'è un po' di Dead Space nel mio Crash. Avete visto che cosa vi offro? Alla modica cifra di 7 bestemmie. Come si tireranno i calci? E Q. Vabbè, non mirando. Sì, questo così, ma il calcio? È una... Sì, sì, noi stiamo facendo da beta tester per il gioco. Palesemente ormai. Che per carità, così c'ho pure più mira, eh. Per carità. Bello però che c'hanno spawn. Proprio adesso non sembra star crashando. Gira una merda. Siamo a 80 e 80. Non dire nulla. No, tanto... Perché secondo te sta lì adesso che torno su quell'ascensore di merda? Non guardo sopra? Eh? Secondo te io adesso che vado su quell'ascensore di merda non riguardo sopra? Alzo la visuale. Niente. Sicuro? Miro pure. Artyom, credo sia sì, Artyom 90-98, grazie per il follow, benvenuto in questa bellissima taverna, in questa live di merda oggi. Com'è possibile che io adesso ho messo il gioco ad ultra e non è cambiato un cazzo? Ci giriamo. Ma guarda che davvero era il pad, mi sa. Era il pad Bluetooth. Perché lo riconosceva come pad della PlayStation 5. È il pad, mi sa. È il cazzo di... Dov'è? Dove sei? Allora, riattacchiamo il pad. No. Ma è bello, ma lo sapete secondo me che cazzo era? Erano i 120 frame. Buonasera, ho visto molti su TikTok e mi sono pisciato ogni video. Sono contento di essere entrato in questa arena. Sono contento anch'io di averti qua per la prima volta. Ma sappi che questa è una live un po' così, perché oggi Dead Space ha detto che non voleva partire. No, non era il pad, non ho capito. E questa la cosa, secondo me era perché avevo messo che era a 60, ma in realtà lo renderizzava a 120. Ma scusate, allora ci finiamo. Allora, vi do un aggiornamento. Siamo a 50 e 50 tutto ad ultra. Questa era un'altra zona critica, se vi ricordate bene. Facciamo proprio tutto. Sì, ma come si tira con la tastiera, con mouse e tastiera e il cazzottino? Ti sei perso un sacco di bestemmie, non so che. Capriola. No, vorrei sapere... Cazzotto, calpe... Ah, sempre con spa, potevo pensarci.
Secondo me poteva essere veramente il Borderless. Poteva essere il Borderless con i 120. Mi sa di sì. Vediamo. No, ma infatti rimane il fatto che è una merda stare. Cioè, io quando dico queste cose, metteteci sempre poi sotto tra parentesi, EA in merda. L'unica cosa che ricordo di sto gioco sono le mutande che ho sporcato anni fa su Xbox. Ti capisco. Credo di sì. Però... Vabbè, raga, allora, vediamo come prosegue la live. Perché se prosegue bene, lo mantengo come primo episodio. Devo montarlo con Gesù Cristo che mi guarda in faccia. Però vediamo. Allora, questo era il punto dove prima è crashato a cazzo. Anche per chi sta in pass broadcast, in caso, mi dispiace per questo puttanaio. I prossimi saranno migliori. Io sono più per così sta. Cioè, questa è la nostra prima volta. Prossima volta si rigioca per bene. Comunque, secondo me erano i frame, veramente. Ishimura, Dipartimento Ingegneria Aerospaziale, fattore di riparazione navetta, giorno missione 2, giroscopio anteriore in avaria. Sostituito, ora funzionante, giorno missione 3, giroscopio 40 in avaria un'altra volta. Ancora in riparazione, giorno missione 4, respingenti... L'atterraggio danneggiati, unità sostituzione completata, ora funzionanti, blocca porti anteriore, sostituiti, ora funzionanti. Ho capito, ogni giorno ci stava qualche cazzo. Anello propulsore danneggiato, sostituito, ora funzionante. Nota del tecnico Jay Wright, vice tecnico supervisore centro manutenzione. Vabbè. No, la prossima volta sì, ce lo riniziamo per bene, più pulito. Tanto non è che andremo chissà dove oggi, Questo che cos'è? Come faccio a switchare? Ah, ok, così. Tanto grazie per l'abbonamento. Intanto sono qui e non ci penso più. Grazie mille per l'abbonamento. Benvenuto nella gang. Spero non sia una situazione temporanea. Bello. Naviga con queste. Con le freccette addirittura. Vabbè. Oh, cazzo ho fatto, scusa. Io perché volevo... Ah, perché questo c'ha solo due cariche. Se stacco questo, mi sa che stacco tutta la corrente nella zona. Certo che per interagire ci devo usare l'invio e le freccette. Sì, questo spegne le... Ah, ma c'era scritto, sono un coglione. Luci, ascensore... Ma che figata, ok. Questo, la sala manutenzione. No, beh, ci serve l'ascensore per tornare giù. Oh, grazie, beh, mamma mia. Scusa, ma tienila sempre accesa. E stai a piappare il culo. Cioè, nel senso... Porco! Oh, c'ho dietro! Dov'è? Grazie per lo spammino, Pier. Adesso si vede solo... Ma no, calcolati, io vedo la stessa cosa che vedete voi, eh. Incredibile, infatti. Da lì esce qualcuno, dai. No? Strano.
Vabbè, raga, dai. L'abbiamo fissato. È stato un, veramente un'ora di fuoco. Io dopo mi devo fare 7 docce. Ah, ma era solo sopra. Dobbiamo chiedere all'Ishimura, Artyom. Ma che d'altro è Artyom di metro, mi sa, vero? Lì. No, ok. Ah, no, è che l'ascensore giustamente ci avrà la luce d'emergenza. Vedete, perché queste cose, avessi potuto avviare un pelino il gioco, me le sarei fatte prima di venire ovviamente in live. Siete un ca... Magari prossima volta, giusto per dare anche un po' più di cuscinetto, ce lo giocheremo a medio e compagnia. Immaginavo. Ah, ok, inizialmente invece eri Isaac. Figata. Sì, quando sto così è perché vado in autodifesa, Star. Cioè, faccio tipo i Ricci che m'appallottolo. Madonna, che bella però la luce così. Tetra. Figo. Molto, molto figo. Ah, ok, era qua. Isaac, non possiamo restare qui a lungo, c'è molto movimento. Quasi fatto, trovato una scheda dati, devo far muovere il trasporto. Ok, Daniels, occhio alla porta. Ma scusate, ma non stava dall'altra parte la scheda dati? Com'è qua? Notte, la propria notte, Kyle, grazie per essere stato con noi, bello. Va bene. Questo magari lo monto e lo chiamerò episodio 0, poi l'episodio effettivo... Perché mi dispiace anche perdere l'abbonamento di Artyom. Oggetto, serata poker, non uso il collegamento Rig nel caso in cui Benson sia in ascolto. Devi giocare a poker stasera o vuoi lasciare che Caitlin continui ad andare in giro con i tuoi crediti? JF Wright, ah ok, l'ingegnere. Ah, Jave Ride da M. Smith. Oggetto, sera dei poker, ci sto, ma potresti non invitare Pavi questa volta? So che si sta ancora dando la colpa per l'incidente di Sarossi e tutto il resto, ma nessuno ha voglia di ascoltare degli incubi altrui, cazzo. Soprattutto di quello in cui ha sognato Sarossi che se ne andava in giro con la testa aperta a metà. E non provare a farmi sentire in colpa, tipo sul serio, quella roba mi fa uscire di testa. La notte scorsa ho fatto uno di quei sogni in cui ti svegli, è presente, ma mio padre era seduto accanto al mio letto e mi parlava. Mi è sembrato così reale che ho continuato a vederlo con la coda dell'occhio per tutto il giorno e credimi, quel figlio di puttana deve restare morto. Madonna. Io streamo da... ormai andiamo per i 3 anni comunque. Siamo ormai da 3 anni quasi. Nodi. Che cosa sono i nodi? Ripara nanocircuito. Potenzia il tuo equipaggiamento. Potenzia armi e rig usando terminare. Migliora l'abilità dell'arma dei rig selezionati investendo nodi energetici nei loro grafico di potenziamento. Sblocca nuovi potenziamenti per accedere a potenziamenti unici per ampliare il grafico di potenziamento delle armi. Porta... vabbè, sempre i nodi energetici. No, non sono nodi, ce ne sono componenti di potenziamento al terminale. Azzera i potenziamenti. È possibile azzerare i potenziamenti in ogni momento, cambio crediti. Ok. Buonasera, Fatal. Come stai, bello? Com'è andata al lavoro? Ah, quindi posso potenziare... Dov'è il mio mouse? Ah, no, qua posso andare sotto. Questa comunque penso sia fatta per fare tipo old school, con le freccette. La salute, l'ossigeno, danni da lancio... Madonna! Madonna! Ah, ok, qua l'hanno tolto per magari dire così non evitavi che non potevi... Ho altabbato un attimo, il gioco ha detto vai, esplodo. Cioè, magari che non potevi aprire determinate porte e compagnia.
Ok, quindi... Ah, però un nodo. Io pensavo di averne presi 4. Vabbè, potenziamo l'arma. Danni, capacità, tempo di ricarica. E poi ci stanno robe però interessanti. Ma guarda che la schermata è tutta buggata. Dopo 10 ore oggi, finito un'ora fa di lavoro. Mi dispiace, bello, cerca di riposarti. Soprattutto col caldo che sta a fare sti giorni, davvero. Ah. Tu? As to survive? Non so, non ho idea di quale sia quella prima parola. Vabbè, ma quindi qua dentro c'era questo? Cioè, per farti capire che stavano a cominciare di gli incubi in cui sognavano robe molto, molto, molto... brutte, tetre. Una roba del genere. Allora, io vado... Sapete com'è? Dove sei? Ah, addirittura che strisciano, quelle merde. Madonna che bello il buio. Mi piace un botto. Mi sta piacendo, sì, ma inizio live. Purtroppo ci sono stati un sacco di casini e compagnia. Oh! Tu sei più agile. Figata. Perché adesso sei crashato? La CPU non era al 100%, neanche la GPU. Adesso invece non è crashato neanche perché erano al massimo. Come problemi? Sì, è tipo, penso, ottimizzato con il buco del culo, Fatal. Si gioca Cookie Mama, ma magari, madonna, scarico, porca puttana. Pokémon Mystery Dungeon ci giochiamo. E niente, si passa su... Ma guarda, a sto punto conviene, non so che. Io vado a dire, notte, buonanotte, gioca, grazie per essere stato con noi, bello. Non è un RTX, è abbastanza potente, aggiunge dei LED che migliorano pure gli FCC. Tra l'altro... Per il caldo generale che ci sta qua sotto, altro che... vabbè, aspettate. L'ho anche tirato, L'ho anche tirato. Alzo le mani, sia mai. Ok. Hai fatto un quick save, mortacci tua. E sei matto. Tanto ho detto la prossima volta ricominciamo, Possiamo restare qui a lungo, c'è molto movimento. Quasi fatto, ho trovato una scheda dati. Devo far muovere il trasporto. Ok, Daniels, occhio alla porta. Vabbè, questa è quella trovata che abbiamo detto prima. Che infatti io ci stavo pensando in realtà di metterlo nell'olio minerale. Il PC. No, io invece sono proprio al contrario, non so che ci sto pezzando. Ecco, questa è la mia spalla, lasciamo perdere, va. Io il caldo non ce la faccio proprio, è una di quelle cose... Ma perché a parte che questo non è che è caldo, cioè questo è afa. Cioè, io qua sotto c'ho tipo 80 gradi di coso che butta fuori aria calda e compagnia. Cioè questo non è caldo, questo è la morte. Diciamo da muratore ce l'ho la mia tempra sul caldo, no? Va bene. Tu sei mite, Artyom. Ma sono corazzati sulle giunture, le merde. Cioè, tipo, le spalle sono più dure. Sì, bisogna menare gli artiglietti. Cioè... Vicino alla spalla sono, perché giustamente mi sa che è proprio quella la cosa del taglia gli arti. Le articolazioni giustamente sono più dure. Ci sta, Allora, volevo tornare un attimo su. Ah, perché il gioco, madonna, quanto cazzo mi piace nel mood. Meno male, una persona normale. Dai. Devo metterla così in verticale per fare nick. Va bene.
Ma sapete, ecco perché poi pure ci stanno sti problemi di frame. Cioè, vedete la roba? Ma sta a distanza non può poppare la roba, Dio Cristo. Cioè, no. Che è bello perché ti fa usare due mani per fare ste robe. E quindi sembri veramente un tecnico. Devo toglierlo alla manutenzione e metterlo alle luci. Ci sta la telecinesi? Davvero? Figata. Io ve lo ripeto, cioè non so un cazzo, quindi ogni volta che mi dite qualcosa calcolate sempre come possa essere spoiler, perché io so il nulla. Arrivederci. E niente, si deve giocare a 360p. Sì, sì, cioè ormai... No, tranquillo, sta, non ti preoccupa. Finché non è anche roba di plot, di trama. Ah, tranquillo, tranquillo. Maronche. Ah, perché tra l'altro mi sa che sarà questo indicatore che c'ha sulla spalla. Perché vedo che c'è un indicatore extra. Cioè, ho detto, raga, per portarvi in live io so pure, cioè, sti cazzi della grafica. Cioè, io mi sono interessato al gioco, ve lo posso portare pure a low. Tanto, tra virgolettoni, meglio dell'originale, cioè, potrebbe pure essere, forse. Grazie i miei modder che sono degli scudi per gli spoiler. No, no, tranquillo. Vabbè, tanta vabbè, aspetta che si ricrasha il gioco. Che tanto questo sarà tipo il prologo. Madonna, sembra che è come quando sto a editare su Premiere. No, sono quelli, Domira. Sì, devo... perché sono più chiari apposta. Sì, la prossima volta mi ha detto, guarda zio, hai raggiunto i 10 crash di fila, adesso si disinstallerà automaticamente il gioco. Bellissimo. Madonna, comunque tira dei... Ogni volta che fai un nuovo capitolo salva in un altro slot. Ah, che dici, magari rischio che devo tornare indietro, che si buggano robe. Se premo M si apre direttamente la mappa? Buono a sapersi. Signore? Allo? Ma scusa, ma hanno fatto pian colpo, hanno sfondato e basta. Vabbè. Che cazzo devo dire? Un nodo. Minchia, ma esplorare è importante. No, devi mirare agli arti. Le parti chiare sono le mani modificate. Vabbè, è vero che... Ma infatti poi queste cose... Cioè, è questa la cosa che a me mi affascina. Il... Cioè, loro non so se... Non so alieni. Da quel che sto capendo, sono umani che si sono trasformati in dei mostri. Cioè, probabilmente quella roba, tutti quei sorta di lame, sì, spuntoni, che cazzo so. Cioè, probabilmente sono le ossa che sono uscite da davanti, perché poi sono diventati tutti particolari. Facci delle porte. Cioè, figata! Chissà se te la fanno vedere da vicino una trasformazione in mostro. Va bene. Tra l'altro, ragazzi, sta... Vi ricordate quella cosa che vi ho raccontato che si sta scaldando la scrivania? Ecco. Sta sudando anche la scrivania. Scheda dati reinstallata. Ok. Errore. Trasporto danneggiato sui binari. Contattare immediatamente la manutenzione. È morta. Vabbè, ma tanto saranno robe che scoprirò, perché tanto mi leggerò tutti i codex e compagnia, che quelle robe io ci sono infognatissimo. Cioè, mi piace scoprire, capire anche come è l'ambientazione di un videogame. E a Milano stanno suonando i semafori, mortacci loro pure.
Sento sparare. No, è la nuova hit. No, sì, io sono Sabaku. Io mi infogno tantissimo. Di recente calcola che abbiamo... Proprio ieri abbiamo finito Dragon Age 2. C'era bisogno di strillarmi nelle orecchie? È caduto un cadavere, Dio Madonna. Perdona. Non volevo. Cazzo era? E richiesto livello 1. Va bene. Quindi va molto anche alla Resident Evil, quasi come i vecchi, cioè va da capitolo in capitolo. Buonasera Ask, grazie mille per il ride, benvenuti, bellissimi. Matthew, benvenuto, bello, da quanto? Come state? Come state? Siete venuti in una live un po' fallimentare, ve lo dico, perché è stato un trauma oggi. Buonasera Askel. Sei, guardami, ma... Non lo so perché non ne so niente, non so che. Si caga addosso, sì, però è anche mischiato alla rabbia, perché voi non avete idea della quantità di crash che mi sta dando stasera. Buonasera anche a te, curo Alec. Da quanto, bello. Va bene. Andiamo. Ricarica stasi. Nessun modulo. È finita. Immagino sia questa. Sì. Stasera non avete idea di quanti problemi sta dando sto... Ok, sì, era quell'indicatore che avevo visto. Tieni premuto. C. Ma che figata. Ma bellissimo. Signore, lei c'ha un drop? No. C'è una varia della porta tra voi e il centro manutenzione. Potete sistemarla? No. Ma ho trovato un modulo di stasi. Se ti sbrigo, ci sono. Spoiler. Non ce l'ha fatta. Si è tranciato le gambe di netto, povero stronzo. Qua c'è un piccolo cosetto per la stasi. Guarda, partiamo a pubblicità. Grazie per il support anche chi ha fatto l'abbonamento. Salviamo qui. Tanto vuol dire che la prossima volta ce lo rifacciamo per bene. Qua è proprio scoprirlo alla prima volta. Si immagino infatti che possiamo morire come degli stupidi. Porca puttana, vaffanculo. Ma vai a cagare. Perché deve essere sempre buio? Tutto bene? Ok, sei riavviato il generatore. Meno male. Io non sopravvivrò a sta serie. Cioè, tra il caldo e gli infarti io muoio. Io lo so, io qua... Io ci stiro le zampe. Allora, fammi vedere dove cazzo siamo. Qui c'è una stanzina di merda. Ma tanto mi ero dimenticato una sta... Ah, no, era quella col livello di sicurezza. Un crollo di tensione. No, no, qui veramente in Italia, che per sbaglio tira un po' di vento, le infrastrutture fanno ciao ciao con la mano. Ma posso usarla anche sui nemici? Oh mio Dio, ma... Gli è partita la faccia, c'è il teschio! Ma che cazzo stai a dire? Io sadico, bastardo! Ma che cazzo dici? Sì, questo, crediti. C'hanno i cestini. Fanno la raccolta differenziata anche nello spazio, bravi. Si sa mai che ti rialzi. Io faccio come su Resident Evil, sparo a tutti. Ma d'altro, quanti proiettili c'ho? 10. Totali? Non si può sapere? Cioè, rimani senza talapi interculo. Salve. Io li sto continuando a spaccare sperando che droppino qualcosa. Scusa, ma qua dentro non c'era un cazzo o sono io?
Ah, giustamente devo entrare nell'inventario. Vedo che siamo sadici allo stesso modo, Artyom. Ah, madonna. Aio, ma bisogna gestirselo bene. Vendi nel negozio... Porca Eva, ma c'è proprio la gestione dell'inventario. Aio. Cioè, figo in realtà. Mi sa molto di survival horror. Figata. Sì, ma ho capito. Quindi qua era per... Se dovevi andarti a dare una rinfrescata in bagno. Vabbè. E ho capito, ma è tutto bloccato. Qua è bloccato, di là è bloccato. Come si faceva però con la tastiera sta roba? Esplorazione, scatto. Naviga con X. Sostituisci il trasporto danneggiato. Cosa era? Beh, immagino, perché se c'hai più armi, poi giustamente più slot che partono. Però, cioè, io spero che ci sia un power up dell'inventario. Anzi, sicuro ci sta. Devo sostituire una cosa. Vabbè, avete capito che stasera sono rincoglionito. Basta! Il trasporto danneggiato. Allo? Nessuno mi faccia prendere un infarto, per favore. Certo. Vedete tutte queste cose? Questi sono tutti i possibili punti di spawn. Palesemente. Che mi devono far prendere gli infarti. Sì. No, non siamo su Jackass. Siamo nella vita vera. Non cerchiamo di farci saltare le gambe. Pinza disattivata. Messaggio recuperato. Benson a Ponte Tecnico. Avete un modulo di stasi. Serve subito alla manutenzione del trasporto. Il caricatore è fuso. Ho una vettura danneggiata sui binari e se tutto il sistema si blocca è me che chiamano. Qui Temple, modulo di stasi in arrivo. Che è successo al caricatore? Non lo so. Un sacco di roba è fuori uso e continuo a sentire cose giù fra gli ingranaggi dove non dovrebbe esserci nessuno. Capisci? Ti capisco. Ah, perché molto probabilmente pure tutte, cioè nell'altro messaggio, tutta la roba che era rotta, che era esplosa e cazzi e mazzi vari, è perché probabilmente c'erano sti cosi che giravano per i condotti, per la nave, che stavano a far bordello. Probabilmente gas naturale. Cazzo, non siamo esplosi. Peccato. Certo, madonna quanto è buio. Figa come cosa, eh. Però cazzarola. Che è bloccato. Con rosso significa sempre che non ci abbiamo abbastanza livello di sicurezza. Certo, quando vedi i mostri comunque Isaac rimane stranamente tranquillo. Io starei già strillando come un bambino. Funzionamento del caricatore. Contattare manutenzione. Ci facciamo giusto un'altra ventina di minuti, perché se prossima volta dobbiamo rifarcelo per bene non voglio spoilerarmi troppo. Isaac non ha paura di niente. Secondo me Isaac c'ha dei problemi mentali. Facciamo per sbaglio esplodere la nave. Easy, un attimo ci vuole. Devo scendere giù in qualche modo. Sostituisci... Ah, ti fa vedere proprio tutta la zona. Un altro? Ah, ma tra l'altro l'audio, visto che usiamo questa live per fare proprio tutta expertise, continua ad essere buono? E tu?
Oh, sei a... Stavo dicendo, lui c'ha il nostro... C'ha il nostro stesso elmo, quindi è come noi. Era un ingegnere. Hasta la vista. E muori però. Questa cosa me l'avevano detta. Chissà perché adesso gli hanno dato un doppiatore. Forse per farlo sembrare più umano. Calcolate sempre che comunque l'audio è molto differente se ce l'avete in cuffia o se ce l'avete che esce dalle casse, purtroppo. Questa è una cosa della vita vera. Ah, perché nel 2 e nel 3 parla. Però chissà là perché nell'originale no. Stavo per bannare. Eh sì, non so perché adesso Coffee fa da sola sta cosa Fatal. Sono felice. Mi piace lo smembramento. Collegare manualmente le pizze per... Le pizze? Le pinze per... Scusa, perché quell'altro si è disattivato? Ah, perché devo andare con la stasi qua. Ora, allora, l'elmo stata da tutti i dipendenti le scimure in modo da poter tranquillamente viaggiare nello spazio. Ah, ok, nel mo spaziale. Peccato, sarebbe stato figo che magari uno può intuire il ruolo dall'elmo. Cioè, tipo, il soldato ce l'ha più particolare... E compagnia. Caricatrice destra attivata. Ma qui ci stanno pure questi piccoli enigmi. Ok. Solo lui? Ma tra l'altro fatevi vedere, sì, cioè avete proprio la testa umana. Eh sì, quelle sono tipo... Sì, è osso. No, no, ma infatti come... Allora, anche per fare... Per le altre persone, per quanto riguarda quando chiacchieriamo di ste cose, cioè finché sono robe che magari potrò scoprire nel gioco con un codex o qualche cazzata del genere... E qualche cazzata del genere! Sei un nemico nuovo, tu? Aveva bloccato il sistema. Stavo dice. Comando trasporto. Madonna di Cristo. Vai trovare un passaggio fino al ponte. Bene. Fai presto. Continua a sentire rumori forti sotto i nostri piedi. Perché siete morti. Cioè, finché sono robe tipo così dei kick che non scoprirò mai nel gameplay o che non verranno mai dette, sono fighe. Cioè, perché mi dà contesto e anche per evitare che magari mi faccio delle pippe mentali, perché... Per chi è stato parecchio tempo qua in live sa che io vedo una cosa, comincio ad andarci sopra a rotella... E la collego ad altre mille altre robe che sono state magari inutili e compagnia. Cioè, questo è figo. Salve. Ma quindi fatto? Va bene. Tanto di qua c'ho st'altro monitor che non sto capendo che cosa sta a fa. Comunque è bellissimo il fatto che l'estate per tutte quelle persone che lavorano con i computer penso sia uno di quei periodi d'inferno. Di recente mi sono messo a fare un setup per tutte quelle, chiamiamole le regie, no? Sapete quelli che hanno quei mega... Tavoloni pieni di tutti jack, switch, cazzettini e mazzi vari.
e questi dovevano installarlo per una gara sotto a cielo aperto. Cioè doveva essere all'aperto sta cosa. E voi non avete idea del calore e dei problemi che ha dato quel coso. Cioè il calore è giustamente una di quelle cose che nei dispositivi elettrici dà una quantità di problemi inverosimile. E non mi ricordo adesso come cazzo si chiama proprio la persona che fece sta scoperto, che si era messo ad analizzare. Tu sei diverso. Oh, sei un distance. Però ho visto che ci vogliono due colpi, perché il primo scarnifica e piano piano li vai a entrare. Mi serve, io invece che uso inverter sono perfetto. Ti serve il calore e il sole. Vai, sei l'anti noi. Sei veramente l'anti computer. Oh, salve lei. Come si chiamava? Shannon, forse? Perché in generale il calore fa fare delle cose un puttanaio all'elettricità e cazzi e mazzi vari, mentre il freddo la fa andare molto meglio. Giustamente. Che bello sto robettino, perché se sei una persona che si rincoglionisce facile, è una manna. È veramente una manna. Io direi di finire qua in realtà oggi. Non voglio, perché se la prossima volta ce lo dobbiamo rigiocare per bene tutto quanto, non voglio vedermi troppo. Ci facciamo un po' di just chatting e compagnia. La prossima volta si spera ci sarà una live molto più pulita. Andiamo di qua. E via. Però mi intriga. Cioè, mo, a parte tutte le bestemmie di stasera, i casini, il caldo, cioè... Non so se posso fare, cioè, la mia schiena, cioè, ok, state capendo, madonna. Dio Cristo. Cioè, mo, lasciamo perdere il bordello, come al solito l'EA che non sa ottimizzare i giochi, gli 80 gradi, sì, esatto. Cioè, il caldo e tutto quanto, queste sono robe così. Il gioco mi intriga veramente un botto. Cioè, sembra veramente cazzo figo. Cioè, sembra bello, bello, bello. Mi sembra anche che abbia dietro, non dico la lore, ma un bel concept. Una bella ambientazione. Vedo che cominciano già a metterti le prime cose per fatte. Comincia a capire che cazzo stiamo a parlare. Cioè, sembra veramente figo. Io, infatti, direi di fare un piccolo cambiamento. Alla... come si dice? Alla programmazione. Visto che ieri abbiamo finito Dragon Age e che quindi domani ci sarebbe stato un buco, io dico domani di farci Street Fighter e venerdì giochiamo a Dead Space, perché sennò dovremmo rimandare fino a lunedì prossimo e non mi va. Io non ho mai avuto problemi, una volta ho provato a streamare, ma non ho mai avuto problemi con sto gioco. Tu hai provato a streamare Dead Space Remake? Meno male, guarda, sono contento veramente. No, io stasera... ho avuto veramente l'inferno, che adesso sembra essersi fixato, eh. Cioè, veramente, a quanto pare, erano i frame mischiati al borderless o qualche altra roba. Perché, per carità, cioè, io continuo a dire questa cosa. Ovviamente, giocare un gioco per cazzi proprio, giocare un gioco in live, su due cose differenti. Perché avere un programma che costantemente ti sta letteralmente a renderizzare, a streamare verso fuori un video in full HD a 60 fps con un determinato bitrate... è una cosa pesante. Cioè, è pesante perché è pesante, nel senso, no? Però lì non era neanche faccenda di pesantezza o altro, era proprio problemi di software. Ma pesanti, ma anche perché ho cercato Dead Space Remake, problemi di crash online, mi sono uscite un sacco di cose. Poi, per carità, è anche vero che nell'informatica e con i computer ci stanno talmente tante possibili micro motivazioni e cazzi e mazzi vari che possono generare problemi, che è difficile dire ok, è quello. Però cazzo, chiamerei la live, la boss fight e l'ottimizzazione. Sì, sì, io farò un... No, questo sarà l'episodio 0 di Dead Space. Questo non va perduto, perché non voglio mandare perdute il raid di Haskell, la sub di Artyom e compagnia. Non le voglio mandare nell'etere. Quindi questa ci sarà. La monterò e tutto quanto.
E non sai quanta roba dietro c'è, quanti colpi di scena, quanta roba che... tanto lo giocheremo. Ma a costo che magari ce lo giochiamo anche a low, eh. Cioè, io, raga, per farvelo vedere meglio a voi, per morirmi meno di caldo io, non me ne frega un cazzo della grafica. La grafica è terziaria. Anche perché pure a low mi sembrava molto figo. Dice, forse se domani riesco a registrare il primo video per il mio canale, in bocca al lupo, bello. Così sono gli zombie più strani per come sono... Ma anche perché non mi sembrano zombie, mi sembrano tipo... morti trasformati. Cioè, il fatto è che... non... cioè, lo zombie è una cosa che te mozzica, te trasformi, è bella. Questi sono proprio... gente che sì, si è trasformata ma in dei mostri. Cioè, le ossa gli hanno creato delle lame, si sono tutti allungati perché c'hanno tutti, c'hanno tipo queste zampette sottili e compagnia. Serata con la Marisa domani, sì. Domani ci continuiamo un po', allora, domani ci facciamo anche un po' di competitive. Però ci continuiamo la nostra run verso il completismo. Io ho una soluzione, niente stream, è problema risolto. Esatto, te lo giochi per cazzi tuoi, dici Artyom, e vaffanculo. No, io, guardate, io se fosse che dava ancora, continuo a dare problemi, veramente passo a Dead Space base, eh. Non, ripeto, la grafica me ne frega un cazzo. Hanno un nome particolare, l'ho detto zombie... ah, ok, sì, per non spoilerarmi la cosa. No, qua non funziona così, ma anche perché... cioè, il mood che mi sta girando, da anche quelle due o tre cose che abbiamo notato, è proprio che mi sembra una cosa mentale. Cioè, il tizio che di notte ha sognato il padre o qualcuno con la testa aperta a metà, che si rifà molto a sti cazzo dei mostri di merda, che sono tutti sfigurati, che sono tutti distrutti, no? Cioè, si rifà molto quell'altra che non ci crede, però quell'altra pure che c'ha avuto una roba simile perché si è fumata, che c'aveva il padre a fianco al letto e che continuava a vederlo in giro. Cioè, a me mi sa molto di più cosa mentale. Cioè, mi sa che c'è qualcosa, magari una malattia aliena, che li sta influenzando, che li fa impazzire, perché è pure quella la roba. C'è il perché, ok. Ma guarda, se mi dite questa cosa, figata, eh. Quante cose troppo posso dire, ma che non posso dire perché spoilerò troppo. No, lo scopriremo insieme quello lì. Sono xenomorfi, ma magari sarei più contento, Fatal. Un po' la Resident Evil, i zombie intendo, anche se lì non sono proprio zombie. Questo sì. Ah, penso che intenda la Resident Evil inteso che c'è stata tipo sta sorta di apocalisse sopra alla nave, perché si è capita questa cosa. Un necromorfi. Sai che ci potrebbe stare come nome? Perché io prima ho detto... morti trasformati, se tu lo traduci in latino, necromorfi. Ci sta come... ci starebbe. Ci starebbe parecchio, effettivamente. Intanto fatemi vedere un attimo un paio di cose. Qui, madonna, che cazzo di puttana. Che cazzo di... madonna, io sto morendo come una merda. Datemi un momento. Intanto siamo tornati a 15 abbonati. Che devo chiudere tutto quanto, che il computer gli do un po' di calma. Ah, si chiamano necromorfi. Ormai l'avevo letto, Star. Vabbè, sti cazzi, nel senso. No, non vi preoccupate, è un nome. È un nome, cioè, sti cazzi. A proposito di Resident Evil, l'hai già portato in live Revelation 2, se no lo vorresti portare. Io in realtà Resident Evil vorrei giocarli tutti un giorno, però tocca aspettare che finiamo tipo la Dragon Age Saga. E niente, me lo dice... ma lo dice già dall'inizio, allora un cacchio. Vabbè. Ma vabbè, scialle, raga. Allora, raga, sulla questione spoiler anche di queste cose. Allora, facciamo un discorso adesso tra di noi, no? Facciamo un discorso tra di noi. Se scappano sti spoiler, sti cazzi. Cioè, io capisco che sono io lo stronzo che non si è giocato Dead Space. Cioè... lo capisco che sono io lo stronzo che non si è giocato Dead Space in tutti questi anni. Quindi se vi scappa qualche cosa, sti cazzi, nel senso non... finché non mi dite che cazzo ne so... Isaac è matto in culo e in realtà sta in un manicomio fermo e se sta a sognare l'Ishimura. Butto roba a cazzo, nel senso non c'è niente. Ah, ma proprio te lo dicono proprio all'inizio? Ok. Allora sappi, Lucio, perché io mi sa che sono andato...
Sono andato dall'altra, ma sti cazzi, ci sta, ci sta. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Però allora, sta cosa mi fa piacere, perché vedo che molte volte i modder sono molto affezionati. Cioè, mi parano neanche fossi Sabaku dagli spoiler. Questa è una cosa che veramente vi adoro, ma non vi preoccupate quando succede. Cioè, finché non staremo che stiamo a giocare a Baldur's Gate, che è uscito da 3 giorni, mi fate uno spoiler, sti cazzi, nel senso. No, io, raga, cioè, anche per il futuro, quando voi leggete Blind Run nel titolo, cioè, io non l'ho giocato, Raga, su Dragon Age, il protagonista ha aperto una porta, sono infartato, sono scappato. Ma che cazzo gioco a Dead Space? Ma muoio! Cioè, nel senso, come cazzo faccio? Alla fine ti beccherai Necro Peppa Pig. Mi dispiace, dovevo dirtelo. Vedi sto maiale assassino. Non morto che mi salta in faccia. Non è che ti ho fatto lo spoiler credendo che l'avessi... Ma no, ma tranquillo. Ma cioè... Immaginavo se chiamassero in un modo del genere. Cioè, involontariamente l'ho chiamati morti trasformati. Quindi... Ma tranquilli, tranquilli. Non vi preoccupate. Però veramente hype. Veramente hype. Sembra veramente un sacco figo, cazzarola. Sembra veramente un cazzo sacco figo. Mi è costato 80 euro invece di 30, più un sacco di fegato che mi è esploso. Però venerdì ce lo giochiamo venerdì, anche perché non mi aspettavo che ieri poi ci facessimo quelle 4 ore e mezza di Dragon Age brutale, no? Non mi aspettavo finisse ieri Dragon Age. Quindi, bello lì c'è tutta la storia, credimi. Ma lo sto notando. Cioè, a me mi piace anche questa cosa. Perché solitamente a me è una roba che mi dà il cazzo nei videogame. È quando volontariamente ti dicono le cose smangiucchiate. Cioè, questa è una cosa che a me mi dà tremendamente al cazzo. È quando tu volontariamente mi dai della roba smangiucchiata. Non perché, che cazzo ne so, è esploso qualcuno. No, tu me la dai perché mi devi lasciare i buchi. Perché mi devi lasciare i buchi. Qua è fighissimo che io ho trovato il text, il come cazzo si chiama, il log di lui che diceva ci sono stati vari problemi, varie robe che si rompevano e l'hanno riparati. Perché si sono rotti? Perché probabilmente c'erano già sti cazzo di cazzo morfi, come si chiamavano? Xenomorfi? No, necromorfi, perché giustamente morto trasformato. Sti cazzo di necromorfi che magari giravano già per la nave facendo le cose, ti fanno trovare il log che ti dicono lui si è sognato, che poi è figata sta cosa tra l'altro, cioè lui si è sognato qualcosa di gore e poi magari lui stesso si è trasformato, magari lui si è sognato se stesso, qualche roba del genere, cioè magari una roba che ti entra nel cervello, ti fa impazzire e cominci tutto ad aprirti, a spezzarti, a farti le cose. L'immortaccio 80 euro, zio, non lo compravi per un gioco che ho ottimizzato col culo, no perché, attimo, per raccontarti velocemente la cosa, stiamo a fare un po' di già chatting. Io che cosa è successo? L'ho comprato sullo store EA, 30 euro. Non si sa perché, ne ho parlato pure con l'EA, mi è stato dato il gioco, testi in inglese, audio in polacco. A random. Buonanotte, Star, grazie per essere stato con noi, bello. Mi hanno dato il gioco, testi in inglese, audio in polacco. Sono stato 2 ore a cercare di sistemare, sono andato addirittura nei registri del gioco a modificarli manualmente per metterlo in italiano. Ho avviato il gioco, letteralmente mentre lo avviavo mi è apparsa una schermata che mi ha detto «Zio, non puoi avviare questo gioco perché non hai i privilegi adatti per avviarlo in questa lingua. Reinstallalo o compralo o compra una versione che ha sti privilegi». E ho detto «Ok». Provo a comprare il power up per la definitiva, che costa 10 euro. Ho detto, vabbè, magari mi ci aggiunge le lingue. No. Alla fine l'ho ricomprato su Steam, altri 30 euro. E non è neanche finita, perché poi stasera ci sono stati un sacco di cazzi. Io mi ho detto, buonanotte anche a te, non so che cazzo sei stato con noi, bello. Perdona, ma l'hai fatto tu sto gioco? Perché... Sto azzeccando la trama, ma raga, ma lo sapete che io sono regista, vero? Ma questo remake di Dead Space prevede anche qualche DLC? Non lo so, Fia, non credo. Fatemi recuperare un po' di chat. Fatto io vado, vabbè, ma chi è che non parla in polacco nel 2000? No, sì, ovviamente. Mi chiamavano Geralt di Rivia, in realtà, a me. Niente, 37 virus, 56... E, raga, cioè, a me molti mi hanno detto, zio, perché ti sei comprato una key? Ma magari, porca miseria.
Ma magari avessi comprato una key. Risparmiavo 30 euro, porca puttana. Io ho detto, vabbè, sta sullo store. E invece di comprarmi una key che ci stanno tutte noi, percentuali, l'IVA, i cazzi mazzi vari, che alla fine lo paghi uguale, lo pago su uno store ufficiale una volta tanto. E vaffanculo, no? No, doppio cazzo in culo. L'audio, no, ma io lo giuro, io sono stato veramente 2 ore a smattare ed è per quello che lunedì poi non abbiamo iniziato con Dead Space. Cioè, veramente, l'inizio di sta serie è un parto. Comunque, in ECG ti consiglio di farti anche l'originale perché ci sono delle enormi... Allora, io in realtà originariamente, Lucio, volevo portare prima l'originale e poi il remake. Però il fatto è che siamo un sacco con l'acqua, con i leoni alle calcagna. Cioè, c'è sta un sacco di roba che deve uscire, che uscirà, e quindi non mi sembrava il caso di giocarmi 2 volte di fila, tra virgolettoni, lo stesso gioco. Sicuramente nel privato me lo recupererò, e magari, anzi, sapete che c'è? Ma una volta magari finito Dead Space Remake, potrei fare una serie offline. La registro e la carico, che è già più fattibile. C'è il corso di polacco in 10 minuti di Mattia Ruta. Ed è così che lì ci spese 1000 euro. No, 1000 euro. Sì, no, raga, io ve lo giuro, 80 euro brutalmente. No, 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 non 80 euro il gioco di peso, ma col cazzo, mi dispiace, con tutto l'amore. È stato il toto per sistemare sto puttanaio. Beh, pure se lo fai anche... Sì, sì, no, ma io, in realtà perché mi intriga, eh. Perché io sono curioso anche di vedere com'era nell'originale, cioè i cambiamenti, le modifiche, le migliorie che possono aver apportato. Fino a ieri bestemmiavi il signore, mo di buono buono, porca miseria, sono catanese, se non capisci spiego. No, no, vabbè. Poi riesco a tradurre. È che ho letteralmente tutto aperto, quindi escono le bestemmie, devo stare attento. Perché poi sei obbligato a fare 2 e 3 con annessi DLC. No, vabbè, spacchiamo tutto, la rendiamo al suolo! L'hai regalato un'altra volta al nostro caro Axel. Cioè, per carità, tanto ce li portiamo tutti i Dead Space, perché ce li portiamo tutti, però spero che non ci sia un cambiamento nel remake che rende futili il 2 e il 3, onestamente. Tra l'altro, grazie al nostro bellissimo Fatal che ha regalato l'abbonamento ad Axel, che sicuramente sarà zitto. Axel! È crashata la live? No, ok, meno male, perdonate, mi stavo infartando. Grazie per aver regalato l'abbonamento e bentornato, mi sa, Axel, quant'è? Cioè, in realtà Axel si è fatto tutti gli abbonamenti da parte del Fatal. Ma dettagli. Ah, no, no, ok, meno male. No, no, è fedele per questo, meno male. Il 3 finisce con il bu perché non hanno fatto il 4. Cosa vuol dire? Ha fatto talmente tanto flop il 3 che poi non hanno fatto un 4? Io sapevo che il 3 era coop, era, no, era, c'era il multigiocatore o c'era proprio il coop, non mi ricordo. Comunque grazie veramente Fatal, tanto si è ripreso il number one. Fatal il messia, sì sì, ogni tanto Fatal si sceglie, fa tipo Daddy, Sugar Daddy, da, fa, striscia la carta brutalmente. Ok, vabbè, magari perché un giorno vogliono tornare un po' in pompa magna. Cioè i remake li vedo sempre come una possibile cosa per poi modernizzare e fare qualcosa di un pelino più greve. Casa mia. Allora, ci doveva essere un 4, ma per diversi motivi non l'hanno fatto. Ah, perché? Che è successo? Va bene, ok, stasera vedo che siete in vena di regali. Grazie al nostro caro Artio per aver regalato l'abbonamento a Barotto, che è benvenuto a Barotto per il suo primo mese. Grazie a entrambi. E grazie soprattutto ad Artio per il sapo, siete magnifici. Vedete, voi state facendo tutte queste cose. Io questa live adesso, inizialmente volevo cancellarla, adesso... Adesso, io come faccio a cancellarla sta live? Non posso. Non posso, perché avete fatto il patatrack. Cioè, per carità, bello, questa è una cosa che anche un po' mi commuove. Cazzi miei, giustamente. Hype train arrivo? Ah, beh, è vero. No, non fate... Basta, fermi, boni, perché siamo a fine live. Rimane come bonus. Sì, questo sarà l'episodio 0. Come non avviare una partita a Dead Space. Ti consiglio solo di leggere e attenzionare, tutto quello sarà fatto. Quello sempre. Spero che ci sia anche un pelino più di calma rispetto a un Bioshock. Oh no, ragazzi, levate gli abbonamenti. Chissà se possa, si possa, si potranno disattivare. Non credo, vero? Intanto stasera sono... No, ma infatti molte... Questi pezzettoni di infarto di live li esaminerò perché sono, diciamo... Saranno la vera blind run di questo primo pezzo. Quindi li esaminerò, ci farò le clip e compagnia. Però mi dispiace perché stasera stavo con un hype. Beh, lo vedrai. Lo vedrò.
spero ci sia. No, perché l'unico problema, Lucio, di Bioshock che io ho riscontrato è stato nelle note audio, che tu non puoi stare un attimo tranquillo a sentire un cazzo di niente, che o ti salta roba addosso, o ti esplode la roba addosso, o ti sparano addosso, o implodi tu, o arriva un daddy, o arriva un nemico, o arriva una bomba. E che cazzo, porca puttana. Cioè, io spero che qua, quando ti fanno trovare un audio, ti danno l'attimo in cui parlano. Parlano, Dio Madonna. E via. No, qua è tranquillo, no, l'ho notato, cioè, per adesso almeno, meno male. Tanto si sentono anche, poi mi riguarderò anche tutta la live per vedere sotto il punto di vista tecnico. O lo senti di nuovo. E infatti una cosa che avrei dovuto fare in Bioshock sarebbe stato mettermi a sentire tipo nei menu. Scemo io, la musica quanto bassa. Quanto bassa. Sta in congo sta la musica. Ma il vero problema degli audiolibri di Bioshock era che se parte un dialogo... Anche quello, sì. Quella pure era una puttanata, perché giustamente entravi in qualche evento brutalmente. Comunque, vuoi sapere il fatto dello spawn? Perché... Era... Perché? Insomma, perché sono una... No, infatti dimmelo, perché io non l'ho capita quella cosa. Cioè, ho visto che spawnavano in punti differenti, però non credo che sono nemici randomici. Mi sa che sono gli stessi nemici, però, che girano proprio nei condotti. Una roba del genere. Perché ho visto sempre che il numero è quello, ma cambiano dove appaiono. Magari perché vedono che vai da una parte e te fanno il jumpscare da un'altra parte o qualcosa del genere. Tanto io sto morendo. Ma chi? Quali nemici? Quelli che abbiamo visto circa 25 volte, Artyom, in quella zona circolare con quel robo al centro. Che ho notato che una volta sono spawnati tutti a sinistra, una volta sono spawnati tutti a destra, una volta uno avanti, uno dietro, una volta uno a destra e uno a sinistra. Cioè, sembrava quasi che avessero punti differenti. Ho cominciato a capire in realtà che tipo quei condotti con la ventola sono il dove da dove cazzo spawnano principalmente. In breve, meglio che leggo, necromorfi escono solo dai condotti, non possono prendere ascensori o porte. Se vai sull'ascensore aperto, tornano nel condotto e se esci con... Ah, ok, sono molto proprio arcade sotto quel punto di vista. Perché infatti prima ce n'era uno sopra, ho detto vabbè, adesso si lancerà di sotto qualche roba. Mentre no, c'hanno proprio quelle due, tre robe che possono fare. Figa sta roba. Questa in realtà è una roba anche molto carina, che forse The Lore riescano a fare roba molto semplice, per dire. Per ottimizzare, ma hanno fatto bene. Da quello ci saranno un sacco di situazioni in cui saranno tutti rumori e niente mosi. No, l'ho notato. Allora, il mood è veramente figo. Cioè, il mood è veramente bello. Mi piace anche quell'utilizzo che hanno fatto del buio, che è buio. Cioè, non si vede un cazzo. Vedi se gli sbelluccichini o si usi la torcia, ma non si vede un cazzo, se no. Poi, vabbè, vedrai altro, perché se no è spoiler. In realtà, stasera abbiamo già incontrato tre varianti. Perché c'è quello base che è uno stronzo. Ne ho incontrato invece un altro che saltava, che era molto veloce, che era tutto bianco, e poi quello che sparava a distanza. Cioè, poi non so se è perché magari... Casa mia. No, no, attenzione, allora, è comunque una situazione temporanea. Grazie ad Artyom per un altro bellissimo abbonamento. E benvenuto a Engel in taverna per il suo primo mese. Grazie mille del support, bello, non dovevi. Stavo dicendo che non so se magari cambiano in base alla persona che erano. Cioè, magari se erano vestiti un po' più pesanti o tipo da soldati, sono più resistenti per quello, perché c'aveva una corazza. Ma non ne ho idea. Volevo essere il primo, chiedo scusa. Ecco qua. Ecco qua. Ha lanciato il guanto di sfida. Poi ci sono quelli incazzati e quelli stronzi. Ho paura. È vero che tra l'altro non ci ho pensato che potevo utilizzare la stasi. La stasi penso sia fatta molto per quelle robe così e compagnia. Comunque, grazie veramente. Stasera non me le merito. Stasera non me le merito tutte ste sub. Però grazie veramente, bello. Grazie, grazie, grazie del support. Qui è evaporata l'acqua. Che devo dire? La stasi la puoi usare sia su oggetti che nemici. Ah, ok, vedi. Questa è una cosa... Tra l'altro, madonna, che greve. Cioè, messa in contesto cattivo, una persona ti mette in stasi e ti sgozza. La stasi salva il culo, credimi, sono un veterano. Guarda, ci credo. Ci credo. Infatti mi affiderò a voi anche in molti momenti in cui non ci capisco un cazzo e compagnia. Ma comunque, ragazzuoli, oggi vai, 20 minuti in meno di live. Io vi ringrazio per la compagnia. A me intanto mi ha appunto una zanzara sotto il piede. Fada, mo so cazzi tua.
anche detto, mi dispiace, stanotte non dormirai mai nella vita. Io vi ringrazio per la compagnia. Non riesco, non ce la faccio. Poi c'è anche il fatto di tirare gli altri con la cinetica. Ah beh, vero, mi hai detto che ci stava... Che figata, non io la telecinesi la adoro nei giochi, cazzarola. Il bello è che se tu sei in stasi, sei cosciente di tutto quello che succede attorno a te, quindi è tremendo. Anzi, probabilmente è ancora più greve, perché se ti va in stasi tutto il corpo, vuol dire che tu sentirai dopo il dolore che ti viene inflitto. Cioè, se i tuoi nervi sono in stasi, rallentati, loro ti sgozzano e tu lo senti dopo. E vabbè, comunque, Coffee... Cioè, che cazzo, ma quanto spam... Dopo devo bloccarlo il bot di Coffee, perché tanto non lo fa nessuno. No, lo senti sul momento. Dipende... Vabbè, è vero che tanti nervi sono talmente tanto veloci con gli impulsi che mandano che... Per quanto possano essere allentati, sti cazzi. Ma vabbè. Vi ringrazio per la compagnia, per gli abbonamenti, per i follow, per i raid, per le cose. Mi dispiace un po' per la live mezza farlocca, ma vincere vinceremo. Venerdì si giocherà per bene, porca di quella puttana, perché c'ho un sacco di hype per questo gioco. Io vi ringrazio per la compagnia, bellissimi. Noi ci vediamo domani con Street Fighter, venerdì con di nuovo Dead Space, combattenti dello spazio. Bot spammone. E niente. Come, scusami, vincere e vinceremo, disse mio nonno. Senti tutti, un po' di tutti che ci vanno. Ma non posso dire neanche vincere e vinceremo. Dio Madonna, se lo dicevo a testa in giù potevo pure capire che mi bannavano. Così non c'ha senso, Dio Madonna. E niente. Qual è il suo cognome? Mi chiamo... No, no, non tiriamola troppo la corda. Niente, ragazza. Sul filo del rasoio. Buonanotte, belli. Grazie per la compagnia. Ricordate sempre Corgi Gang. Fa bang bang. Buonanotte, Fiat, Artyom. Vedo un Aerion. Vedo un Fatal. Vedo anche, vediamo. Fammi vedere. Quanta altra gente c'è. Vedo ancora Lucio. Fa vedere. Mi faccio. Vedo Liquid. Vedo Axe. Vedo Gretima. Vedo Panzi. Basta. Credo. E anche a tutti i lurker. Così. Mega coso gigantesco. Buonanotte a tutti. Ricordate sempre Corgi Gang. Fa bang bang. Ci vediamo domani. Ciao.